Assolombarda guarda con attenzione alla Calabria e alle opportunità di investimento alimentate dai tanti passi in avanti compiuti sul piano della logistica e delle infrastrutture. La ZES del porto di Gioia Tauro ed il prossimo raddoppio del canale di Suez rendono la regione particolarmente interessante, unitamente alle misure varate e dalle risorse messe a disposizione dalla regione ed illustrate dall'assessore Michelangelo Russo. Il presidente di Confindustria Milano Monza e Brianza, Carlo Bonomi, accompagnato dal direttore generale Alessandro Scarabelli, è stato accolto all'Università della Calabria dal vettore Gino Crisci, dal governatore Mario Oliverio e dal presidente di Unindustria Calabria Natale Mazzucca. Oggi è un inizio, ovviamente un grande gemellaggio Milano, Lombardia, Calabria. Io credo che Milano in questo momento va bene, sta correndo, ma deve essere una locomotiva, un traino solidale del paese. Noi abbiamo bisogno che tutto il paese vada bene, cresca, e quindi credo che Milano e la Calabria possano dare veramente un esempio da questo punto di vista. Vogliamo presentare quelle che sono le opportunità di stare in Calabria. C'è effettivamente una cultura nuova, la cultura di fare impresa, abbiamo bisogno quindi del nostro sistema milanese, sicuramente la presenza anche del presidente Olivero qua ce la dice lunga su quello che può essere il futuro di questa regione. Non è stata una operazione di marketing territoriale, ma l'avvio di un tavolo di lavoro permanente per mettere a frutto una sinergia tra il tessuto economico e produttivo delle due regioni. L'Università della Calabria, con il Tecnest ed il suo incubatore di imprese, è lo scenario naturale per sancire questo accordo di collaborazione. Io la conoscevo perché comunque si legge Unical è ovviamente un'eccellenza italiana, non avevo mai avuto la possibilità di vederla personalmente e sono veramente ammirato dalla qualità, dell'eccellenza dei professori, delle strutture, dei laboratori. È veramente qualcosa da mettere a sistema per il nostro paese. Salvatore Bruno per la CNews 24. Il problema dell'erosione costiera in Calabria è un problema reale, sentito, importante. Non solo ci sono delle situazioni disastrose, ma anche perché, come a Monasterace, ci sono degli scavi archeologici proprio in prossimità del litorale che meritano una protezione. Non dimentichiamo che abbiamo 740 km di coste, che la maggior parte di queste coste sono soggetti a fenomeni di arretramento anche importanti. Come gestire la fragilità delle aree costiere calabresi? Nasce per questo. Questo VEROCOS è l'acronimo di valutazione dell'impatto economico dell'erosione costiera. È un progetto finanziato dal POR Calabria 2014-2020 che supporta e assiste gli enti territoriali nella gestione delle risorse economiche per la difesa del litorale e migliora il processo decisionale per definire le priorità tra gli interventi. Il progetto è stato presentato alla cittadella regionale a Catanzaro alla presenza degli ordini professionali. Attraverso un'analisi multicriterio, quindi che tenga conto degli aspetti meteomarini, ma anche degli aspetti economici, sociali e di priorità dal punto di vista delle infrastrutture, permetterà di stilare una lista di priorità su dove investire e come fare le opere. Non basta solo avere i soldi, ma è necessario sapere dove spenderli e come spenderli al meglio. Dove verrà sperimentato? Allora, la sperimentazione di questo modello avverrà su due località, Cetraro e Palizzi. Rappresentano due estremi. Cetraro è una località estremamente antropizzata. Palizzi invece rappresenta una località in cui il costruito è molto limitato. Tra l'altro è sede della schiusa delle tartarughe Caretta Caretta. Rossella Galati per la CNews 24. Via libera alla militarizzazione di Forza Italia. Mentre a Roma è in atto un passaggio delicatissimo per il governo nazionale, in Calabria il partito viene di fatto azzerato. Forte della copertura romana del responsabile organizzativo Gregorio Fontana, il coordinamento regionale di Iole Santelli ha proceduto alla riorganizzazione del partito, che di fatto blinda gli eletti e leva di torno tutti i possibili oppositori. Gli unici a mantenere gli incarichi, infatti, sono la stessa Iole Santelli e il deputato Roberto Occhiuto. Per il resto, spazio soltanto agli eletti. Nel coordinamento regionale, come vice della Santelli, entrano così Giuseppe Mangialavori, Marco Siglari, Maria Tripodi e Domenico Tallini. Ma l'azzeramento è complessivo. Tutti gli incarichi precedenti sono azzerati, recita la nota stampa con la quale i vertici di Forza Italia hanno annunciato le novità e la nomina a breve delle nuove assemblee provinciali. A Reggio è indicato anche il nuovo coordinatore provinciale, nella persona di Francesco Cannizzaro, per l'amarezza di Marco Siglari e la forte delusione del gruppo vicino Nino Foti, epurato anche dal coordinamento regionale. Nessuno spazio neanche per i fratelli Gentili a Cosenza o per il gruppo vicino a Piero Iello a Catanzaro. Un atto di imperio, insomma, quello di Santelli e Occhiuto, che va letto anche in relazione alle scelte che il partito dovrà compiere in vista delle prossime regionali, proprio mentre il clima si stava scaldando con la corsa serrata fra Mario Occhiuto e Piero Aiello,
Riccardo Tripepi per la C News 24. Si è spento nel carcere di Secondigliano all'età di 30 anni Cosimo Caglioti, di Sant'Angelo di Gerocarne, piccolo centro del Vibonese che unitamente ai paesi di Stefana con Episcopio, fra il 2011 e il 2012 è stato al centro di una faida, con 4 morti ammazzati e 7 tentati omicidi. Cosimo Caglioti era stato condannato a 30 anni in primo e secondo grado, in quanto ritenuto il sicario di Michele Mario Fiorillo, l'agricoltore di Episcopio ucciso il 16 settembre 2011. Un fatto di sangue che ha dato inizio alla guerra di mafia fra il clan Patania di Stefanaconi, al quale Caglioti era legato, e il clan dei Piscopisani. Caglioti era stato poi condannato anche per i tentati omicidi di Rosario Fiorillo, avvenuto a Piscopio il 14 dicembre 2011, e Giuseppe Matina, avvenuto il 27 dicembre 2011. Le condizioni di salute di Caglioti, detenuto dal 2012, negli ultimi tempi erano peggiorate, tanto che dal carcere di Cosenza era stato trasferito a Secondigliano, che dispone di un centro clinico. Sulla morte, i familiari del giovane, assistiti dagli avvocati Luca Ciamperoni, già legale di Totorrina, ed Enzo Galeota, sono intenzionati a vederci chiaro. Nei confronti di Caglioti era pendente un'istanza dei difensori con la quale era stata chiesta la collocazione del giovane in un luogo idoneo alle cure. Il decesso è però arrivato prima della risposta all'istanza. Giuseppe Baglivo per la CNews 24. Faticoso e richiede un impegno quotidiano perché le problematiche sono complesse, spaziano dai rapporti familiari alla sanità, alle decisioni del Tribunale di Sorveglianza, alla possibilità e impossibilità di reinserirsi nel mondo lavorativo dopo aver scontato una condanna, però insomma è un lavoro che vale la pena compiere. L'avvocato Agostino Siviglia, garante comunale delle persone private della libertà personale, ha illustrato in conferenza stampa tenutasi a Palazzo San Giorgio la relazione annuale della propria attività. Tanti progetti realizzati e le iniziative in programma, ma ciò che emerge soprattutto sono le criticità in cui versano gli istituti penitenziari reggini. Al 31 dicembre scorso al carcere di Arghillà, a fronte di una capienza regolamentare di 302 detenuti, ne erano presenti 344, di cui 68 stranieri. Dati ancora più allarmanti quelli della casa circondariale Panzera, che a fronte di una capienza regolamentare di 186 detenuti, ne erano presenti 264, di cui 9 stranieri e 35 donne. Sono presenti in entrambe le strutture altre problematiche gravi, che il garante non esita a denunciare. La situazione sanitaria nel carcere di Arghillà, dove il presidio sanitario non è assolutamente assicurato nei livelli assistenziali minimi. Per quanto riguarda l'istituto Panzera, invece, sono anni che io cerco di battermi per l'apertura di questo laboratorio di marmi, la bottega di Michelangelo, inaugurato nel 2007 dall'allora ministro della giustizia Mastella, ma dopo ben 11 anni ancora rimane invariata la situazione. Quindi cercherò ancora una volta di continuare a perorare questa causa che è fondamentale per il recupero e il reinserimento, soprattutto nell'ambito del contesto criminale associativo. Angela Panzera per la CNews 24. Se ci sarà giustizia sarà sia una vincita per noi e sia per Lamezia. Una giornata di cordoglio e di dolore il 24 maggio per Lamezia Terme, che a 27 anni di distanza piange il barbaro omicidio di Francesco Tramonte e Pasquale Cristiano, addetti alla nettezza urbana, uccisi per lanciare un segnale all'interno di un sistema che vedeva l'andrangheta cercare di arpionare gli appalti sui rifiuti. Noi familiari chiediamo verità e giustizia ad alta voce. Speriamo che al più presto possibile, però, al più presto possibile. Una cerimonia oggi li ha ricordati proprio sul luogo che ne raccolse il sangue. Effettivamente qua sento che c'è veramente lui, nel senso lui è qui che ha perso la vita, quindi questo posto per me deve diventare molto importante. Ancora una volta senza avere in mano i nomi degli assassini, dei mandanti e di chi premette il grilletto di quel Kalashnikov che ne portò via le vite. A presenziare la cerimonia il prefetto Alecci, che ha ricordato come la sua presenza e l'assenza invece di un sindaco fosse dovuta a quel filo rosso che portò all'epoca al primo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose, fino ad arrivare poi al terzo, quello attuale. Non dobbiamo dare spazio quotidiano, non dobbiamo consentire che l'atto piccolo o grande di criminalità diventi il costume costante di questa città. Tiziana Bagnato per la CNews 24. Grazie.
Una cerimonia molto sobria fatto da cornice alla manifestazione Ricordo dunque esisto, organizzata a Cortone da Libera e Italia Nostra, in memoria di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, degli uomini della scorta e di tutte le vittime di mafia. La mafia non la possono sconfiggere solo i magistrati e le forze dell'ordine. Se non facciamo niente noi, se non cambiamo i nostri comportamenti, la mafia vincerà sempre. Questi eroi che sono morti per la nostra libertà, per amore della legalità, ai quali noi dobbiamo tanta riconoscenza. Molto commovente il ricordo del questore Claudio Sanfilippo, che in quel 23 maggio del 1992 fu uno dei primi ad accorrere allo svincolo di Capaci, teatro dell'attentato a Falcone. Il mio ricordo è quello di aver visto ancora il giudice Falcone ancora vivo, praticamente l'autostrada, una corsia dell'autostrada non c'era più, non riuscivamo a trovare inizialmente la macchina di testa. È stato segnalato che la macchina era stata sbalzata ad oltre 500 metri e si trovava su un campo. Una cerimonia che però ha fatto registrare la scarsa partecipazione da parte della comunità crotonese, come sottolineato dal prefetto Cosima Di Stani. E ce lo dobbiamo mettere in testa che è una terra di 'ndrangheta. E allora se questi cittadini vogliono riscattare il loro territorio, devono scendere e prendere coraggio e testimoniare, almeno testimoniare con la loro presenza in queste giornate. Giuseppe Laratta per la CNews 24. Vieni, oh madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Leggenda, misticismo, fede e tanti perché che ancora oggi non trovano risposte. Nonostante tutto, sono in migliaia da ogni parte del meridione a ritrovarsi a Crosia ogni 23 maggio da 31 anni ormai nel piccolo santuario traentino ai piedi del simulacro della Pietà, quella Madonna addolorata che nel caldo maggio dell'87 apparve a due giovani del posto, Vincenzo Fullone e Anna Biasi, facendo parlare di sé in tutto il mondo e mostrandosi alla gente più volte e sotto varie forme. Andato a visitare la Madonna e a pregare, diciamo, con un gruppo di Montauro e Gasperina. Abbiamo un gruppo di preghiera, però ancora non è riconosciuto, speriamo che la Madonna ci aiuti a farlo riconoscere. È perché siamo devoti a questo santuario, io sono già la terza volta che vengo. È stato commovente, è stato bello, emozionante, guai perdere le emozioni, qui la trovi. È il secondo anno che vengo, sono ritornata sempre con la fede e la speranza. Io ho avuto anche un miracolato mio figlio, non di questa Madonna, ma nell'insieme della leucemia. Sono 31 anni che vengo qui a Crosia, ogni anno, puntualmente, come se la Madonna ci richiamasse a venire qui da lei, prima da Gesù e poi da lei. Di che paese è? Siamo di Muro Leccese, in provincia di Lecce. Ho fatto 10 cenacoli, 9 mesi ogni volta il cenacolo, questo saio l'ho fatto fare per fare 6 cenacoli. E l'ho portato in tutta l'Europa. Anche se mi succede qualcosa che certe volte dico non vengo più, però ogni volta che dico questo, la Madonna mi fa fare un segno che devo ritornare qui. Siamo 3 pullman pieni per pregare. Per pregare. Marco Le Fosse per la CNews 24. Dire entusiasta era un qualcosa di riduttivo perché non stavo nella pelle, avevo l'impressione di essermi imbattuto in un dinosauro addirittura. Per cui andammo subito a fare un sopralluogo perché di quelle ossa ce n'erano quasi per 12 metri, per un fronte di 12 metri. E una volta arrivati lì il mio docente Crucitti ebbe modo di confermarmi che si trattava di ossa, presumibilmente di un cetaceo. È stato questo giovane reggino Filippo Sorgonà 25 anni fa a rinvenire uno scheletro fossile di balena datato 3 milioni di anni. La scoperta è avvenuta a Monte Chiarello di Ortizzo, una collinare di Reggio Calabria. Al Museo Nazionale della Magna Grecia è stata raccontata la storia di questo straordinario ritrovamento. Il fossile però è custodito alla facoltà di veterinaria dell'Ateneo Messinese. Quando Sorgonà lo rinvenne, allertò subito il suo professore di geografia del liceo Vinci, Renato Crucitti, ed è stato anche grazie a lui e alla passione che è riuscito ad infondere ai propri studenti che è stato possibile recuperare questo importante reperto archeologico. La fossilizzazione è un evento eccezionale. Se poi pensiamo che si è conservato il fossile di un cetaceo, è un evento ancora più raro che ci permette soprattutto agli specialisti in materia, ai geologi e ai geografi, di ricostruire
quella che era l'ambiente di 3 milioni di anni fa, le coste. Questa balena si trova oggi a 700 metri d'altezza. Ebbene, non è il mare che si è abbassato, ma è la terra che si è sollevata. Angela Panzera per la CNews 24. Pagare tutti è al reale prezzo di mercato. In questo senso l'accordo stipulato tra le varie sigle sindacali di settore con le associazioni di categoria per i contratti di fitto e vendita degli immobili nella provincia di Crotone. Un rinnovo atteso da 17 anni e che vede la divisione dell'intero territorio in varie aree, tra la zona centrale e le periferie, alle quali sono stati assegnati dei canoni ben precisi che vanno dai 2,2 euro al metro quadro mensili fino a un massimo di 6 euro. In sostanza abbiamo determinato un nuovo ricalcolo dei canoni di fittanza. Per esempio, due unità abitative che sono poste sulla medesima via non possono godere dello stesso canone di affittanza per motivazioni obiettive. Se un'abitazione è priva di classe energetica A, non può pretendere di avere un'affittanza rispetto a uno che ha investito e porta anche dei benefici, portando dei benefici a chi ci va a vivere in termini di dispendio energetico. Il proprietario che affitta una casa ha tutto l'interesse perché lo faccia con canone concordato, perché viene immesso intanto con l'opzione della cedolare secca a una tassazione fissa del 10% e inoltre quel 10% non andrà a concorrere nella formulazione del reddito IRPEF e quindi un innalzamento dell'aliquota. Da Crotone per la CNews 24. È importante portare anche le persone, certamente i consumatori, anche nelle cantine per far vedere e visitare le aziende, quello che fanno. È il più importante evento di promozione dell'enoturismo italiano, è Cantine Aperte, una vera e propria festa del vino alla quale partecipano più di 1000 realtà associate su tutto il territorio nazionale. Tra queste sono 14 le cantine calabresi che domenica 27 maggio e sabato 2 giugno apriranno le porte ai visitatori per raccontarsi e rafforzare il legame con il territorio. A presentare l'iniziativa nella sala conferenze di Pecco, la piazza etica contadina della cittadella regionale a Catanzaro, alla presenza di rappresentanti delle aziende vinicole calabresi, il consigliere regionale delegato all'agricoltura Mauro Dacri, il presidente dell'Enoteca regionale Calabria Gennaro Convertini e il presidente del Movimento Turismo del Vino Calabria Pierluigi Aceti. Cantine Aperte è una manifestazione storica dell'enoturismo in Italia. Il Movimento Turismo del Vino ha dimostrato in questi ultimi anni che l'enoturismo non è più solo un fenomeno folcloristico di pochi appassionati che vanno nelle cantine, ma è un fenomeno importante dal punto di vista economico. Sono sempre di più anche gli stranieri che approfittano delle loro vacanze per inserire una visita alle cantine e ai territori rurali. Quindi l'invito è a tutti i calabresi di partecipare in una delle 14 cantine di tutte le zone della Calabria, dalla Locride al Cosentino, dal Cirotano alla Mezia. Il programma lo si può trovare sulla pagina Facebook Movimento Turismo del Vino Calabria. Rossella Galati per la CNews 24. Un festival del fumetto con nomi altisonanti che guarda l'Università della Calabria. La 3 giorni di Comic Art a Vende ha registrato una nutrita affluenza di pubblico, sia per la presenza di personaggi di assoluto interesse per gli amanti del genere come Federico Frusciante, Angelo Maggi e Giorgio Vanni, sia per il contest nazionale cosplay di Epicos con una giuria di esperti di rilievo nazionale. Il fenomeno nerd spiegato da Adrian Fartade, divulgatore scientifico esperto del settore. È una delle passioni più antiche che abbiamo come umani, dai tempi in cui abbiamo iniziato a scarabocchiare cose nelle caverne fino ad oggi. L'idea di rappresentare in modo più o meno astratto storie con disegni fa parte radicata di noi. Non c'è bisogno di dire a un bambino di iniziare a disegnare, cioè semmai bisogna di dirgli di smettere di disegnare sulle cose. Per cui quello che succede qui, il comics, non è qualcosa di nuovo, una nuova moda, è qualcosa che ci segue dalla notte dei tempi e fa parte di noi come umani. Non soltanto bambini e ragazzi, ci sono tantissimi adulti che seguono questo filone. Quando dite fumetti, la maggior parte delle persone pensano a cose per bambini, però non è così. Quando vedete per esempio la storia di Dylan Dog, in cui lui ha a che fare con la morte delle persone che ama e con il senso di perdizione, disperazione, di qual è il senso di essere vivi, non sono tematiche per bambini, e poterlo far vedere con le emozioni invece che con le parole è un modo molto diverso di comunicare, e il fumetto è assolutamente un'arte nobile tanto quanto tutte le altre. Salvatore Bruno per la CNews 24. Il Cosenza è ufficialmente quarti di finale dei playoff promozione.
I lupi bastonano il Trapani anche al provinciale, dove sembra di vivere il remake del match d'andata al Marulla. Anche i marcatori rossoblu sono gli stessi, Okereke e Tutino, in ordine opposto rispetto al match di domenica scorsa. Per i silani è la quinta vittoria stagionale contro i siciliani, un'autentica bestia nera per Calori e suoi, che dicono così addio al sogno Serie B. Quello che continua invece in riva al Crati. Il gruppo di Braglia vola in Fanalate insieme al Feral Pisalò dell'ex Mimmo Toscano, la Viterbese e la Reggiana. Le quattro squadre che l'Urna di Firenze accoppierà le teste di serie Catania, Siena, Sudtirol e San Benedettese. I quarti di finale partiranno mercoledì 30 maggio, il 3 giugno le gare di ritorno. Poi altro sorteggio e partite sempre di andata e ritorno tra il 6 e il 10 giugno. La finale in scena a Pescara sabato 16 giugno. Ma questa è un'altra storia. Alessio Buonpasso per la CNews 24. Le vacanze possono aspettare, la Vibonese le sue ferie estive le farà più in là. D'altronde, il presidente Caffo, guardando la Pool Scudetto, il suo desiderio lo aveva espresso chiaramente. Non so se possiamo arrivare alla fine, però sarebbe anche bello. E la squadra di Orlandi ha risposto alla grandissima. E dopo la conquista della Serie C e il poker calato al Potenza, i rossoblù hanno battuto anche il Rieti. Un successo che permette a Tito e compagni di chiudere il triangolare preliminare con 2 successi su 2 e volare in Final Four a punteggio pieno. A Rieti, in gol, il solito Bubas e Ciotti. Nel mezzo, il timbro di casa firmato Tiraferri. Un dettaglio che non cambia la sostanza. A battagliare per il tricolore sul petto ci va la Vibonese. Insieme ai calabresi, Pro Patria, Albissola e Gozzano. Da definire la sede di gioco, Firenze o Fermo, sicure le date, la Final Four si giocherà dal 31 maggio al 2 giugno. Alessio Buonpasso per la CNews 24. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. Lacnews 24, edizione giorno alle 14.15 ed edizione sera alle 20.30. Lacnews 24, la Calabria che fa notizie.